Gaia Girace è scelta naturalmente in primis perché è di Vico Equense, immagino, dove si svolge il festival, e anche perché è una bravissima attrice, l'amica geniale, Lila, eccetera, eccetera. Volevo sapere qualcosa in più su cosa farà, cioè il ruolo di madrina, ok, ma se farà anche qualcosa. E ho sentito anche che ci sarà Ludovica Nasti, che è la Lila da piccola, diciamo, nell'Amica Geniale, Da e piccola. volevo Sì. spezzare una lancia in favore di Margherita Mazzucco, perché non avete chiamato anche lei, che in fondo, insomma, è la Lenù dell'Amica Geniale, comunque è di Napoli, quindi insomma siamo lì. Grazie Sì, mille. no. Certo, no, abbiamo deciso di non dedicare un'attività all'Amica Geniale, a differenza di altre serie di cui appunto vi ho raccontato e tratteremo l'argomento. Gaia Girace è stata scelta come attrice e la presentiamo per il suo ruolo di protagonista nell'Amica Geniale, ma abbiamo creduto importante scegliere una madrina del territorio, una ragazza che si è fatta valere subito a livello internazionale per questo suo primo ruolo che sicuramente segnerà la sua carriera. E quindi abbiamo ritenuto importante poter focalizzarsi, sulla sua carriera, che all'inizio, e a differenza di creare un focus su quella che è l'Amica Geniale, tant'è che le due attrici sono presenti in due momenti differenti del cartellone del festival. Per quanto riguarda quello che farà lei, come sempre, la madrina aprirà ufficialmente nella cerimonia di apertura il Social World Film Festival e accompagnerà attraverso il suo volto e attraverso la sua carriera quelli che saranno questi 6 giorni di attività del Social World Film Festival. So che ci verrà, inizieremo con il 6 appunto l'apertura, ma ci verrà a trovare in una serie di momenti del festival proprio per non far mancare come una buona madrina il suo sostegno, il suo supporto a quello che è il messaggio che il Social World Film Festival vuole inviare quest'anno, che è un messaggio non solo che il festival si realizzerà in sicurezza, si realizzerà in presenza, ma soprattutto è un festival che vuole, come sempre, avere una connotazione internazionale, e non potevamo scegliere madrina migliore di Gaia Girace, che come volto sicuramente giovane ed è uno dei target preponderanti del festival, il target in assoluto più importante del festival, appunto, sono i giovani, quindi giovane, sociale attraverso la sua opera recitativa all'interno dell'Amica Geniale, e quindi abbiamo cercato di chiudere il cerchio proprio su lei. E ripeto, assolutamente un saluto speciale per Margherita Mazzucco, ma è stata semplicemente una scelta di scegliere lei come madrina e non realizzare un focus sull'Amica Geniale.